Rassegna stampa, questa è la prima edizione di oggi. In studio con voi Rosario Moreno. L'Istituto Superiore di Sanità chiede di anticipare le restrizioni ad Emilia, Veneto, Friuli e Campania, governatori del nord al lavoro per ordinanze comuni. Zaia, Bonaccini e Fedriga valutano di introdurre limitazioni alla mobilità interna e un'ulteriore stretta agli assembramenti, mentre il governatore De Luca si smarca, dice: Campania confermata in zona gialla già ieri, non c'è più nulla da decidere. Il ministro Speranza si riserva di decidere l'inserimento delle quattro regioni in area arancione o rossa nelle prossime ore. Coronavirus, insomma, ieri ci sono stati 580 morti, i nuovi casi sono 35.098 con 217.758 tamponi, altri 112 pazienti ricoverati in terapia intensiva. Rispetto a una settimana fa si assiste a un nuovo importante incremento dei contagi, mentre non ci sono stati mai così tanti decessi dal 12 di aprile. Il rapporto tra positivi e totale dei tamponi però cresce solo leggermente, 16,12% ieri, 15,49% martedì scorso. La pressione sugli ospedali non accenna a diminuire, altri 997 ricoveri nelle ultime 24 ore. La Lombardia torna oltre 10.000 casi, un nuovo record nelle province di Varese e Como. Il premier Conte sente Gino Strada, spunta l'ipotesi di un ruolo nella sanità in Calabria, l'ipotesi di un incarico al fondatore di Emergency per gestire l'emergenza nella regione rossa comincia a trovare conferme addirittura da fonti di Palazzo Chigi. Il presidente del Consiglio infatti ha sentito direttamente il medico. A spingere per il fondatore della nota ONG, un pezzo del Movimento 5 Stelle e il Movimento delle Sardine. Coronavirus, Burioni dice: ospedali affollati da gente del panico e allora i morti, ma il San Raffaele per cui lavora si dissocia. Il virologo milanese sembra replicare al direttore delle malattie infettive del San Martino di Genova, secondo cui il pronto soccorso sono assediati da migliaia di persone asintomatiche o poco sintomatiche che si potrebbero tranquillamente curare a casa. Burioni su Twitter chiede basta bugie, ma il suo stesso Ateneo definisce le sue considerazioni del tutto infondate. Documentato il passaggio del Covid da uomo ad animale e viceversa. Emilia-Romagna valuta chiusura allevamenti. È stata documentata nei Paesi Bassi la trasmissione del coronavirus da uomo a visone e da visone a uomo. La prova arriva da uno studio pubblicato su Science da un team di ricercatori che hanno sequenziato il genoma virale dei focolai di Covid-19 registrati in 16 allevamenti olandesi di visoni. Il virus sarebbe stato introdotto dall'uomo per poi evolversi, lo spiegano appunto questi, ci saranno ulteriori ricerche su visoni e altre specie di mustelidi che sono importanti per capire se questi animali rischiano di diventare un serbatoio di SARS-CoV-2. Lo hanno scritto apposta gli scienziati, appunto, che dicono imperativi, e questo è proprio il loro avvertimento, che il settore della produzione e del commercio di pellicce non diventi serbatoio di un futuro spillover, cioè un salto di un virus da una specie all'altra, di SARS-CoV-2 per gli esseri umani. Notizie da Napoli e dalla Campania. Coronavirus, ancora alto il numero di nuovi contagi in regione Campania. L'unità di crisi della regione Campania ha comunicato il bollettino odierno relativo alla diffusione del Covid in Campania. Si contano purtroppo anche oggi, cioè ieri, numerosi morti, 18 deceduti per la precisione. Sono 2.716 nuovi contagiati, la gran parte dei quali asintomatica. Sono stati eseguiti 14.290 tamponi. I dati sono sostanzialmente stabili rispetto, insomma, ai giorni precedenti. De Luca dice: Campania zona gialla, non c'è nulla da decidere. Vincenzo De Luca conferma che non c'è da decidere nulla sulla Campania, i cui dati la inseriscono a pieno titolo in zona gialla per quanto riguarda il coronavirus.
Vedo che sugli organi di informazione si è creata un'attesa di decisioni riguardanti la regione Campania, lo ha spiegato appunto il governatore. La collocazione di fascia della Campania è già stata decisa a fronte della piena rispondenza dei nostri dati a quanto previsto dai criteri oggettivi fissati dal Ministero della Salute. Questo ho sollecitato, dice ancora, ho sollecitato io in un'operazione trasparenza pubblica e in tutte le direzioni per eliminare ogni zona d'ombra, anche fittizia, dunque non c'è più nulla da decidere e da attendere. Ombre inaccettabili sul Napoli, guerra tra club e giustizia sportiva. Il Napoli prende atto della decisione della Corte Sportiva di Appello ed è già al lavoro per preparare il ricorso al Collegio di garanzia dello Sport del CONI. La Società Sportiva Calcio Napoli non condivide in toto la sentenza che getta ombre inaccettabili sulla condotta della società, trascurando documenti chiarissimi a suo favore ed legittima l'operato delle autorità sanitarie regionali. Notizie dal Friuli Venezia Giulia. Covid, il Friuli studia nuove misure con Veneto ed Emilia Romagna. Fedriga al momento dice non c'è più l'ipotesi di zona arancione, ma i numeri sono in evoluzione. Mi confronterò con Zaia e Bonaccini per definire ulteriori restrizioni. Quindi il Friuli Venezia Giulia, il Veneto ed Emilia Romagna sono al lavoro per definire assieme nuove misure di contenimento. Lo ha spiegato il governatore Massimiliano Fedriga, ospite a Carta Bianca su Rai 3. Già nella nottata di lunedì, ha detto il Presidente, c'è stata un'interlocuzione con il Governo. Mi sono confrontato con il Ministro Speranzi. Al momento per il Friuli Venezia Giulia non c'è l'ipotesi di un passaggio alla zona arancione. Scontro tra due auto a Codroipo, incidente nel tardo pomeriggio lungo la ex provinciale 39. Un incidente nel tardo pomeriggio poco dopo le 19 lungo l'ex provinciale 39 a Codroipo. Due auto per cause al vaglio dei carabinieri si sono scontrate. Le persone a bordo sono riuscite a uscire autonomamente, assistite anche dal personale sanitario per le cure del caso. Sul posto anche la squadra del distaccamento volontario dei vigili del fuoco di Codroipo, che ha provveduto a mettere in sicurezza le due vetture e l'area del sinistro. Urta la diga e rischia di affondare, soccorso un diportista, intervento all'alba per la guardia costiera nel porto di Monfalcone. Un diportista è stato soccorso appunto alle 5.45 del mattino dalla capitaneria nel porto di Monfalcone a causa di una falla provocata da un urto contro la diga Frangifrutti. Infatti il natante aveva iniziato a imbarcare acqua rischiando di affondare. L'uomo, partito dal vicino villaggio del pescatore, si trovava in mare diretto a Marina Nuova per una battuta di pesca sportiva con canna. Bene cari amici, con questo è tutto, termina qui questa prima edizione di oggi della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.